Alfattori finisce 1-1 tra L'Aquila e Arezzo. Rossoblù in svantaggio per più di metà gara, ma poi salvati dal solito San Domenico che ha evitato una pesante sconfitta contro una diretta concorrente alla salvezza. Primo tempo a bulico di emozioni nella prima mezz'ora. Ci provano prima San Domenico nell'Aquila, quindi Capece che dalla distanza mette i brividi al portiere Scotti. Con le lancette andiamo a cavallo della mezz'ora. Sabatino e Feola cercano lo scambio, De Francesco colpisce il pallone con la mano, ammonizione e punizione dal limite. L'ex Inter Tremolada disegna questa parabola perfetta che trafigge Scotti sul suo palo. Gol da leccarsi i baffi e 1-0 per l'Arezzo Alfattori. L'Aquila prova la reazione subito, ma il collo pieno di Benzaglia dalla distanza viene messo in angolo da Baiocco. Prima del 45esimo ci prova anche Perna in sforbiciata su cross di De Sosa, ma anche in questo caso la mira è difettosa. Proprio allo scadere però gli aquilani rischiano il tracollo. Sanni abbatte così Bentancur, calcio di rigore per i toscani. Tremolada va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare da Scotti e tiene in gioco l'Aquila. Nella ripresa Rossoblù migliorano nel gioco mentre l'Arezzo cala fisicamente. Perrone trova la mossa vincente, fuori De Sosa, dentro Milicevic con conseguente spostamento di San Domenico in attacco nella 3-5-2. L'intuizione viene premiata al 25esimo, Perna verticalizza per San Domenico che beffa la linea difensiva dell'Arezzo, aggira Baiocco in uscita e sul piede debole, appoggia nella porta sguarnita. 1-1 e settimo sigillo in campionato con il 7 dell'Aquila. Poco dopo a sfiorare il sorpasso è Perna con un'acrobazia che non va a buon fine. È l'ultimo sussulto, l'Aquila salva la pelle conquistando un punto prezioso dopo un primo tempo incolore ed una ripresa briosa. Settimo risultato utile consecutivo tra le mura del Fattori. L'Arezzo invece allunga ad 8 la striscia dei risultati utili dopo le due vittorie ottenute nelle prime due sfide del 2016. Ma di fronte avevamo comunque una squadra che è una squadra quadrata contro cui è difficile giocare. Sì, il primo tempo è stato un po' sulla falsariga della partita che avevamo fatto ad Arezzo, non siamo riusciti a giocare, è stata secondo me poi nel primo tempo una partita anche abbastanza brutta. E poi c'è stato questo episodio della punizione calciata, del gran gol che ha fatto e poi diciamo siamo stati fortunati e bravi perché comunque ha fatto una parata sul rigore e fortunati perché quando si sbaglia un rigore e quindi non siamo andati 2-0. Abbiamo finito il primo tempo solamente 1-0, poi insomma ci siamo rinfrancati, nel secondo tempo è migliorata un pochino la qualità del gioco, forse anche l'Arezzo è un po' sceso dal punto di vista fisico, noi abbiamo preso campo. E devo dire che insomma al secondo tempo abbiamo fatto la partita. Mister Capuano, un buon primo tempo per l'Arezzo, poi venuto fuori l'Aquila, un punto guadagnato, due punti persi. Ma due punti persi tutta la vita, cioè tutto il rispetto per l'Aquila, in campo il primo tempo c'era una sola squadra, ma anche il secondo tempo, nel momento in cui siamo calati fisicamente perché pressavamo alto il primo tempo, ci muovevamo negli spazi, il campo non era dei migliori, quindi abbiamo sprecato tantissimo, abbiamo gettato una vittoria che avevamo in tasca, basta che il rigore alla fine del... Cosa ha detto a Tremolata negli spogliatoi? Nulla, perché l'errore tecnico io non dico nulla.